Ciao, sono Irene, sono l'autrice di questo blog, di questo progetto blog Intuito Femminile. Che cos'è per me Intuito Femminile? Ho voluto dare questo nome a questo blog, a questo progetto, a questo viaggio, perché credo profondamente che una parte di noi, una parte molto intima, quella parte femminile, possa aprirsi ad un canale che è il canale in cui può scorrere l'intuito, è un canale che può aiutare enormemente qualsiasi essere umano alla propria crescita, alla propria evoluzione. Credo nel fatto che in particolare le donne, nel loro lato femminile più pronunciato in quanto donne, abbiano accesso, laddove non ci siano impedimenti di ogni sorta, a questo tipo di canale un po' più facilmente rispetto agli uomini. E questo non significa che questa cosa possa essere da discriminante, anzi è una riscoperta di un lato di un essere umano, cioè un lato femminile, che riesce ad inglobare, ad accogliere quelli che sono i semi di qualsiasi forma di azione, di qualsiasi forma di volontà. Per cui questo blog non si rivolge soltanto alle donne, in cui può essere da un certo punto di vista spiccato questa tendenza al non so che, al sesto senso, al fiuto, all'intuito. È una cosa che si rivolge all'essere umano in quanto capace di accedere alla sua parte femminile. E quindi ho necessità di confrontarmi con tutti coloro che posso trovare su questo percorso di crescita, e tutti coloro che riescono in qualche modo a portare un contributo, contribuendo alla comprensione di quella che è la parte interiore di un essere umano. E il mio motto, diciamo che tutto ciò che mi contraddistingue in questo momento, è legato all'azione. Non ho più nessuna intenzione di reagire alla realtà circostante, perché ho intenzione di crearla la mia realtà, perché è giusto che sia così per me, e quindi il mio motto è azione per azione. Non più azione-reazione. Azione per azione.